Nella giornata del 7 ottobre, gli agenti del commissariato di Terracina, nell'ambito di preordinati servizi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto SM, 49enne terracinese, nella flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali plurime con l'utilizzo di un'arma impropria e minacce aggravate. Gli agenti del commissariato erano intervenuti su richiesta formulata a 113 dalla compagna del predetto, che riferiva di trovarsi presso il luogo di lavoro, dove gestisce un'impresa agricola. La donna, terrorizzata, ha descritto una violenta aggressione in atto, in cui era rimasta vittima da parte del compagno e che secondariamente aveva visti coinvolti il proprio figlio, avuto da una precedente relazione, e un amico di questi. L'uomo annovera precedenti per gli stessi reati per i quali già in passato era stato destinatario di un allontanamento dalla casa familiare. Per quanto ricostruito dagli investigatori, avendo udito le grida della madre, il figlio era corso a verificare cosa stesse accadendo, accompagnato da un amico con cui si trovava in quel momento in azienda. I due giovani hanno trovato la donna dolorante e terrorizzata, mentre l'uomo era intento a distruggere ogni suppellettile e arredo, scaraventando a terra prodotti e cassette. Alla vista dei due soccorritori, l'uomo ha aggredito i ragazzi, che si sono difesi come potevano, cercando di impedirgli di avvicinarsi nuovamente alla donna, armato con un piccone. Stante la manifesta pericolosità sociale evidenziata dal soggetto, concordemente con il PM di turno della Procura della Repubblica di Latina, l'uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Latina. Siamo venuti a conoscenza, attraverso la stampa, di alcune dichiarazioni espresse durante i lavori dell'ultimo Consiglio Comunale, inerenti la delibera sulla gestione associata dei servizi sociali. Negli anni si sono succedute diverse amministrazioni, di diverso colore politico, e il ruolo di comune capofila di Priverno non è stato mai messo in discussione e, a tale scelta, ha fatto seguito un'organizzazione della struttura amministrativa funzionale all'esercizio di questo ruolo. La collaborazione tra la struttura del comune capofila e gli uffici degli altri comuni del distretto ha permesso di avere anche assistenza e servizi territoriali di qualità. Le scelte politiche devono essere fatte conoscendo gli aspetti amministrativi, ha dichiarato il Partito Democratico di Sezze, in una nota divulgata a mezzo stampa. Così prosegue la nota. Il comune di Sezze investe da anni ingenti risorse nel sociale, cosa di cui dovrebbero essere bene a conoscenza tutti gli assessori e i presidenti di commissione che si sono avvicendati negli anni e che non hanno mai sollevato il tema del comune capofila di distretto, pur avendo tutti gli strumenti per farlo e per presentare proposte innovative. Negli ultimi anni abbiamo dato il nostro decisivo contributo alla realizzazione di servizi di eccellenza come il centro socio-educativo Tamantini, l'asilo nido comunale, che vanta rette tra le più basse della regione, e negli ultimi mesi è stato decisivo il nostro apporto per il mantenimento del servizio svolto dai punti di primo intervento e il potenziamento della Casa della Salute. Il nostro partito è stato impropriamente tirato in ballo in queste esternazioni in cui si è cercato di coinvolgere la filiera delle nostre rappresentanze istituzionali in una scelta, quella del comune capofila di distretto, che non è legata in alcun modo ad aspetti gerarchici ma puramente funzionali. Si è riunita questa mattina in provincia la Commissione Lavori Pubblici. Oltre al presidente Cardillo Cupo e agli altri consiglieri membri, Luigi Coscione, Ennio Filani, Rita Palombi e Domenico Villani, erano presenti anche il dirigente Francesco Carissimo e il dottor Pio Tacconi, responsabile del settore edilizia scolastica. L'ente provincia è risultato tra gli enti maggiormente finanziati dal MIUR, per circa 10 milioni di euro, che saranno subito riversati su interventi di manutenzione scolastica a favore degli edifici provinciali che necessitano di un immediato restyling. Tra gli interventi pronti a partire, figurano gli istituti Salvemini e Grassi di Latina, il Pacifici De Magistris di Sezze, il Teodosio Rossi di Priverno, l'Istituto Omnicomprensivo Fusco di Castelforte, il Pacinotti di Fondi, l'Alberti di Minturno e il Fermi di Gaeta. A Formia invece gli interventi riguarderanno il Vitruvio e Pollione, il Celletti, il Filangeri, il Cicerone e il Fermi.
il comune di Fondi rende noto che, nei giorni scorsi, è stato pubblicato sull'albo pretorio online l'avviso pubblico relativo all'individuazione di persone idonee ad assumere la tutela legale di minori, di persone adulte soggette a interdizione, nonché la curatela di persone inabilitate e l'amministrazione di sostegno di soggetti che si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. L'iniziativa mira pertanto alla creazione di un albo comunale di tutori, curatori e amministratori di sostegno volontari. I soggetti interessati dal provvedimento del giudice possono essere minori di età, privi di genitori o i cui genitori siano decaduti dall'esercizio della potestà genitoriale, persone adulte destinatarie di un provvedimento di interdizione legale o giudiziale, inabilitati. L'esercizio della tutela si concretizza in interventi mirati alla cura della persona sotto l'aspetto psicofisico, socio-assistenziale, scolastico ed educativo, nonché nell'amministrazione dei beni e nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili. Il curatore ha il compito di assistere l'inabilitato e lo affianca o lo sostituisce nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione. La durata dell'incarico varia in relazione all'età e alle esigenze dell'interessato e verrà stabilita dal giudice con il provvedimento di nomina. A ciascuno non potrà essere attribuita l'assistenza che più di 5 persone, tra interdetti, inabilitati e sottoposti ad amministrazione di sostegno. Tra i requisiti previsti per i richiedenti figurano il possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio superiore e un'età anagrafica non inferiore a 25 anni, né superiore a 65. Le domande per l'iscrizione all'albo potranno essere presentate in qualsiasi momento e l'albo verrà aggiornato con cadenza semestrale. Sono iniziati mercoledì gli incontri alla Fiera di Rimini, con i buyers presenti da tutto il mondo al TTG, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Fino all'11 ottobre all'interno della fiera sarà presente anche lo stand dei comuni di Cisterna e Sermoneta, per la promozione dell'offerta turistica La Via dei Caetani. L'iniziativa è stata ideata dall'Ufficio di Promozione Turistica della Proloco di Cisterna con l'avallo della Fondazione Roffredo Caetani Onlus. Il nostro territorio, ha affermato il consigliere Federica Agostini, è in grado di offrire molte e diverse attrattive storico-monumentali paesaggistiche di interesse turistico non soltanto nazionale ma anche internazionale. Finanziamenti, bandi e contributi alle imprese. Di questo si parlerà nell'incontro pubblico organizzato dal Comune di Sezze e dalla Regione Lazio, al quale parteciperà il presidente di Lazio Innova Paolo Ornelli. L'appuntamento è per oggi, venerdì 11 ottobre alle ore 17, presso il Centro Sociale Calabrese di Sezze. Alle imprese, agli operatori economici, agli amministratori pubblici e ai cittadini che parteciperanno verranno illustrate le importanti misure messe in campo dalla Regione Lazio in favore delle aziende e volte a sostenere l'innovazione, la crescita, l'imprenditoria femminile, il credito agevolato. Sarà un incontro molto utile nel quale verranno descritti i bandi aperti o di prossima apertura, spiega il consigliere regionale Salvatore La Penna, e verranno fornite indicazioni sulle somme stanziate, le azioni finanziabili e le modalità di accesso ai vantaggi previsti. Tra questi ritengo importante segnalare, a titolo esemplificativo, alcuni avvisi pubblici attualmente aperti. Innovazione sostantivo femminile 2019, il voucher internazionalizzazione, il fondo futuro per il credito agevolato e il fondo di riassicurazione. Sarà inaugurata sabato 12 ottobre, presso lo spazio Come l'arte contemporanea, la mostra di Silvio D'Antonio, dal titolo L'insistenza dell'immagine. Curata da Patrizia Fiorillo e accompagnata in catalogo dai testi di Giorgio Annisole e Vincenzo Guarracino, la mostra propone al pubblico una serie di opere dell'artista campano, appartenenti agli ultimi 5 anni. L'inaugurazione, in coincidenza con la 25esima giornata del contemporaneo, è l'occasione per riportare l'attenzione sulle ricerche dei linguaggi artistici attuali, sulle pratiche e le diverse modalità di espressione che li caratterizzano. Partendo dal progetto ideativo, afferma in una nota la curatrice, D'Antonio affida la sapienza di maestranze artigiane, il taglio e la cesellatura di moduli di materie diverse, dall'acciaio, al vetro, al legno, all'alluminio, che compongono, secondo ritmi geometrici, le pagine di queste narrazioni pittoriche.
ne derivano opere di grande eleganza compositiva che insistono sulla persistenza dell'immagine. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni, fino al 27 ottobre. L'Istituto Gobetti de Libero, sezione del Liceo Classico di Fondi, diretto dalla professoressa Rosalba Rosaria Bianchi, è intervenuto, in qualità di membro della Rete Nazionale del Liceo Classico, alla manifestazione nazionale di didattica innovativa che si è tenuta a Firenze il 9, 10 e 11 ottobre 2019. L'istituto, unico nella provincia di Latina e rappresentato dalle professoresse Roberta Cannella e Gilda Nunziata, ha presentato, attraverso la realizzazione di un cortometraggio, esempi di lezioni innovative da supporto alla didattica curricolare. Nel cortometraggio sono presentate 5 attività in aula e un'esperienza laboratoriale presso il Poliambulatorio Galeno di Fondi. In tutti i casi i protagonisti assoluti sono gli studenti. Queste attività sono l'esempio di come l'Istituto Gobetti de Libero si è aperto alla sperimentazione e la partecipazione a questa fiera nasce dall'esigenza di trovare nuove strade verso metodologie didattiche stimolanti per studenti e docenti. Il Gaeta si aggiudica per 2-0 la gara d'andata casalinga dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza contro l'Itri. Una vittoria meritata per gli uomini di Mister Gesmundo che, con un gol per tempo di De Iorio e Carnevale, si aggiudicano il primo round contro i cugini Trani. Il Gaeta parte forte con un buon possesso palla nella metà campo avversaria e il gol arriva al minuto 25, con De Iorio lesto ad arrivare prima degli avversari su una palla vagante al limite. La reazione dell'Itri sta tutta in un'azione personale di Onorato. A inizio ripresa Girotto manda in campo De Santis, Garcia Nut e Cano. Al 20° arriva il raddoppio dei padroni di casa, con Carnevale che segna un gol da Cineteca.